17 febbraio 2014. Mistero Constantine. Sono solo le 7 del mattino e fuori è buio. Il mio letto caldo mi sta trattenendo. Constantine. Quando penso a quel nome e alla sua voce così calma, succede che chiudo gli occhi e lui è ancora con me. 4 giorni dal K-Day e ancora ci penso a quel Constantine. Da qualche giorno mi ritrovo a passare al vaglio tutti i soggetti di genere maschile che mi passano vicino. Li osservo, li squadro, li misuro, li valuto e poi li scarto. Sto cercando Constantine. Per non parlare della sensazione di piccole farfalle che girano nello stomaco. Dopo un lunghissimo periodo di zero sesso, la mia ritrovata libido sta iniziando a presentare il conto. E se penso agli arretrati, sono autorizzata a pensare che potrebbe essere un conto salato. Fantastico su di lui, lo devo ammettere. La licenziosa presa di piacere di qualche giorno fa ha riacceso qualcosa in me. Ci ripenso e una piacevole fitta mi colpisce al basso ventre. So di cosa si tratta. L'ho già sperimentato in un passato lontano. Si chiama desiderio. Ora basta. Vado in retro, Constantine. Il mio lavoro a volte non conosce sabato e tantomeno domenica. Sarò a disposizione di una coppia che arriva dalla Spagna. Devono incontrare per la prima volta la bambina che è stata loro abbinata e quella bambina si trova in uno dei tanti orfanotrofi di Mosca. Lo stesso istituto dove si trova Piccolo Grande Amore e oggi spero tanto di vederlo. Esco dal mio appartamento e Dimitri, l'autista dell'associazione, mi sta già aspettando. Salgo in macchina e sarà come inserire il pilota automatico. Ciao, Katia. Mi saluta sempre in italiano. Ciao, Dimitri. Prima andiamo a Mosca, all'Arbat. Recuperiamo la copia e poi un passaggio veloce presso la cancelleria del tribunale per poi andare in istituto. Mi informa sulla scaletta impegni della mattinata. Confermo con un cenno della testa. E per una frazione di secondo anche in lui cerco Constantine. Scuoto il capo e mi ridesto. Oggi pomeriggio invece abbiamo un cambio programma. Non andiamo in ospedale per le visite mediche. Sono state spostate a domani. Maxime mi ha mandato un messaggio questa mattina. Lo informo a mia volta. Maxime è il referente dell'associazione per cui lavoro. Bene, partiamo. Un po' di musica? Chiede. No, ti prego. E spero che un fulmine colpisca la macchina e metta fuori uso il lettore CD. Armeggio con i tasti e Felicità di Albano e Romina Power invade l'abitacolo. Mi vorrei impiccare. Hoy tenemos españoles, ole! Si dice così? Mi domanda. Proprio così. Gli risponde, mi strappa un sorriso. Lo spagnolo in bocca ad un russo è terribile. Sono arrivati a notte inoltrata da Barcellona e saranno stanchi morti. Le emozioni per loro però iniziano ora. Spiro dalla mia borsa il portatile e riapro la scheda della coppia per rileggerla. Ho fatto questo passaggio 47 volte. Per 47 volte ho visto il primo incontro tra aspiranti genitori e piccoli esserini. E tutte le volte un segno indelebile è rimasto nella mia anima. Ricordo ogni coppia, ricordo ogni bambino. Oggi abbiamo il numero 48. Per l'esattezza la numero 48. Una bambina. È pomeriggio inoltrato e la giornata non è andata proprio come speravo. Non ho potuto vedere il mio piccolo grande amore. Mi hanno riferito che era in infermeria con qualche linea di febbre. E in orfanotrofio l'infermeria è off limits per chiunque, tranne che per il personale in servizio. E così non ho potuto fare altro che lasciare il giocattolo che avevo acquistato per lui, nella speranza di vederlo domani. Saluto i Mendez, coppia eccezionale. Fortunata la bambina che li ha vinti al gioco della vita. Li lascio sulla soglia dell'albergo
e mi dirigo verso Dimitri che mi sta tenendo la portiera aperta per farmi salire. Ho bisogno di silenzio ora. Fa freddo e mi devo sorbire almeno 2 ore di viaggio prima di potermi riposare. Mi appoggio allo schienale e sento che potrei addormentarmi. Sospiro e chiudo gli occhi. Costantin. Riapro gli occhi. No, ancora, non ci credo. Cos'è? Un riflesso incondizionato. Chiudo gli occhi e appare Costantin. Quel nome rimbalza da un neurone all'altro del mio cervello, senza trovare la via d'uscita. Uffa. Il mio cellulare inizia a suonare la cavalcata delle Valchirie di Wagner. Sul display riconosco il numero. Guai in vista. È il numero di Alina e mi pare strano perché lei non mi chiama mai. Penso sia successo qualcosa di serio, rispondo. Alina? Chiedo. Alina, un accidente. Sono Nikolai. Mi urla il mio capo con le sue maniere gentili da nobiluomo. Dimmi, Nikolai, cosa succede? Chiedo con tono allarmato. Quella stupida di Alina ha pensato bene di rompersi una caviglia un'ora fa e adesso è in ospedale che la stanno sistemando. Oibò, sarà scivolata sul ghiaccio lei e i suoi spudorati centimetri di tacchi. Più che tacchi, stiletti ben affilati. Com'è successo? Domando più per forma che per sostanza. Ho capito poco. Farfugliava e si lamentava come una gallina allo scannatoio. Diceva che in palestra l'istruttore di judo ha atterrato male su di lei. Che importa? Il risultato è che questa sera è fuori gioco. Quindi era in scarpe da ginnastica. Che ironia. Maligna Katia. Ho timore di ciò che mi potrebbe chiedere. Il tuo permesso per questa sera salta. Porta il tuo culo alla Pussy. Devi aprire la baracca e prendere il posto di Alina. Tatiana ti raggiungerà. Intanto vado in ospedale a vedere com'è messa la gallina. Mi sento attaccata. Ma tanto questo è il suo simpatico modo di fare, per cui non la prendo sul personale. Ma proprio non ho voglia di assecondarlo. Voglio andare a dormire. Merda, ci sei? Urla e mi scuote. Il mio culo è molto lontano da Vladimir. Rispondo a tono. Alle 9:30 ti voglio a portone di sotto, che ti do le chiavi. Continua. Devo resistergli. Non sono una sua proprietà. Puntuale. Tuona. Devo resistergli. Non può trattarmi così. Va bene. Rispondo mesta. Ecco espressa tutta la mia resistenza. Metapina. Interrompe la comunicazione senza neppure un grazie. Tutto normale. A questo punto penso sia meglio rilassarmi per il resto del viaggio. Magari dormire sarebbe una buona idea. Un turno dalle 10 alle 2 di notte alla Hot non è uno scherzo. E se manca Lina può diventare l'anticamera di un delirium mentis. Chiudo gli occhi. Costanti. E che cavoli! Ma non li riapro. Oramai è una questione di principio. Magari questa sera chiama. Mi pongo una domanda. Nella vita cosa conta di più? La realtà pura o come la percepisci? Cosa ti può condizionare con maggior potenza? Realtà o percezione della realtà? Scelgo la percezione. La realtà non è influenzabile quanto lo è la percezione della stessa. La percezione della realtà la puoi manipolare con volontà a tuo favore, o peggio, involontariamente lei manipola te, raccontandoti ciò che vorresti fosse, ma che non è. Alterando la percezione a regola d'arte e piegandola alla tua fantasia e ai tuoi desideri, crei invece qualcosa che va oltre la realtà. È così che nasce un inganno. La realtà non si presta a tanto. La realtà accade. Nella realtà, se qualcosa va storto, puoi solo correre ai ripari.
La realtà può deludere la percezione, ed è per questo sano motivo che in questo momento seguo la mia percezione della realtà. Per ora voglio che lui abbia il ruolo che io desidero abbia. Percezione vince, realtà perde. Constantine, mi addormento. Il riscaldamento è acceso. Spegnilo quando esci, che mi costa un patrimonio tenere i vostri culi al caldo. Va bene. Rispondo mentre prendo le chiavi al volo, che mi lancia dal finestrino della sua macchina senza neppure scendere. Amorevole, Nikolai. E se ne va facendo fischiare le gomme del suo fiammante nuovo fuoristrada di cui non conosco neppure il modello. Non ho neanche fatto una doccia e porto i vestiti di stamane. Spero che i clienti non siano difficili nelle loro esigenze, perché questa sera penso di avere la resistenza di uno scaricatore di porto dopo un turno di 12 ore. Puzzo anche come uno scaricatore di porto dopo 12 ore di lavoro. Non sono sola. Questa sera accanto a me al box 2 c'è Tatiana. Una veterana del mestiere, ma Nikolai non si fida abbastanza di lei per lasciarle le chiavi. Lei è esperta in campo live cam. Lei non parla, lei agisce. Lei è trasgressione all'ennesima potenza ed è gettonatissima. Il suo compenso supera di parecchi rubli il mio. A volte mi distrae con le contorsioni in cui si esibisce davanti all'obiettivo. Tra me e lei tutto il feeling che può esistere tra un serpente a digiuno da mesi e un coniglio. Il coniglio sono io, un coniglio nano. Tatiana la grande, alta quanto un lampione, sottile quanto il filo della corrente che vi scorre all'interno. Capelli neri tinti cortissimi e una bocca che richiama un canotto da salvataggio, anche nel colore. Età non definibile se non con la prova carbonio. Questa sera tutto il lavoro sporco tocca a lei. Mi risiedo alla mia postazione. Dopo il primo cliente che desiderava un racconto più soft che hard, al pari di una favola della buonanotte, sono andata a fare due gocce di pipì e rieccomi pronta per il secondo round. Risistemmo le cuffie e abbasso l'asticella del microfono, constatando che tra due ore e mezza sarò libera. Prendo la chiamata entrante. Dobry večer. Voglio parlare con Kat. Mi si mozza il fiato. È lui. Inspiro e non mi decido a rispondere. Per un attimo penso di far cadere la linea. Sono confusa e stranita, ma felice. Sono io. Rispondo e il mio tono sorprende me stessa. Il tono di chi accoglie qualcuno in casa, propria. Tra le proprie cose, errore, Kat. Felice sorpresa. Come sta la mia gattina italiana? La sua gattina italiana? Sorpresa e preoccupata. Chi è costui? Cosa vuole da me? Vero, ci ho fantasticato dal primo momento, ma ora lui è di nuovo una realtà e io non so cosa pensare. Forse è come uno di quei clienti che si affeziona al proprio consulente, o forse è uno con problemi di testa dalla quale bisogna guardarsi. Decido che la prudenza mi deve guidare. Dobry večer, ci conosciamo? Rispondo con tono poco convincente. Ho deciso di sminuire la certezza che pare ostentare nel riconoscermi e ancora di più la certezza che io lo possa aver riconosciuto. Attenta a quel che dici, Kat. Ricordo a me stessa che sono al lavoro e che il mio scopo non deve rivestire un interesse personale, se non per il guadagno che mi porta in tasca. Lo tratterrò come un cliente abituale. Ne ho alcuni di questa categoria. Di solito sono anche i più facili da accontentare. Arrossisco al pensiero dell'orgasmo che mi ha procurato proprio su questa sedia pochi giorni or sono. È solo un cliente, solo un cliente. Me lo dico, ma non mi credo. Vorrei riattaccare, ma non lo faccio.
Non mi ha riconosciuto. È così. Forse ho commesso un errore riponendo in lei un mio muto desiderio. Desiderio. Ma voglio parlarle, e se il mio istinto non mi inganna, lei si ricorda di me quanto io di lei. Mi predispongo ad essere un cliente, uno dei tanti. Ci siamo sentiti giorni fa, gattina. Le rammento. Possibile che non si ricordi di me? Possibile e improbabile. Davvero? Mi chiede. Ne sono deliziata. Che cosa posso fare per te questa sera? Essere con semplicità la gattina italiana della mia fantasia. Mi rispondo da solo. Voglio un servizio. Affermo serio. Sono qui per questo. Mi risponde. Cosa proponi il menù? Pongo una domanda generica. Cosa desideri assaggiare? Il menù è ricco e vario. Ogni tipo di appetito può essere soddisfatto. Devi solo ordinare. Mi sento un numero. Non trovo nulla di stimolante in questa sterile conversazione. Devo chiudere. Sono emozionalmente un pragmatico e valuto sempre costi e benefici di una situazione il cui risultato ambisco si sviluppi in un'equazione, soprattutto quando si tratta di rapporti umani. Non mi piacciono i vantaggi ingiustificati e detesto gli ingiusti svantaggi. Dove mi sta portando questa telefonata? Non ho la risposta. Sento che non è un gioco. Mi sto sforzando di tenere una certa distanza, il che è contrario al principio di questo lavoro. Inconcepibile, a dire il vero. Vediamo che cosa sceglie dal menù. Cosa offre la casa come piatto consigliato? Mi ribalta la domanda. Anche l'altra volta ha agito con questa modalità. Deve essere una strategia. Il cliente tipo ha sempre una sua precisa idea, una fantasia che lo porta a chiamare per essere soddisfatta. Ed è da quella fantasia che vuole sentirsi coinvolgere. Con difficoltà riesco a distrarli. Lui fa l'esatto contrario. È come se mi concedesse carta bianca. Uno strano vantaggio in questo rapporto, ma vediamo di approfittarne. Scarto veloce rapporti orali e rapporti anali dal menù. Per quelli abbiamo Tatiana questa sera. Scarto il dolore del sadomaso e l'impraticabilità del bondage, a cui comunque lui mi aveva sottoposto e a cui avevo ceduto. Con piacere, per giunta. Sto per rimanere a corto di fantasia. Non io. Espiro. E distinto il mio sguardo si fissa sul mio seno, che si sta alzando e abbassando per via di questo respiro accelerato che non mi lascia da quando ho iniziato la conversazione con lui. Il mio seno diviene fonte di ispirazione. Allora scelgo io per te. Gli comunico seria. A tuo piacimento, gattina, ma vedi di impegnarti. Mi avverte con pacatezza, quasi un ammonimento. Non c'era gentilezza che ricordavo nel suo tono. Bene così. Prima mi sveglio dal casino in cui ho infilato la mia testa bacata e meglio sarà. E se si autodistrugge da solo, ancora meglio. Così potrò ritornare alla mia vita e non ritrovarmi il suo fantasma che vaga nella mia testa indisturbato. Farai tutto ciò che ti chiederò? Domando. Il tempo è un tuo vantaggio, non mio. Ma non voglio fartene perdere. Non ambisco che tu spenda male il tuo denaro. Sto lavorando e per me è comunque una questione di professionalità. Lo informo. Ma che caspita sto farneticando? Mai fatto prima d'ora. E intendo di informare il cliente delle controindicazioni della telefonata come se fossi il bugiardino di un farmaco medicinale. Qualcosa torna sempre di meno in questa conversazione. Non è più un gioco, è diventato qualcos'altro.
Sì, ma cosa? Lo farò, gattina. Mi risponde e mi pare sincero. Farò ciò che mi chiederai. Giuramelo. La tua ringa a difesa del tuo lavoro e della tua professionalità, ammesso e concesso che di un lavoro si possa parlare, mi ha colpito e mi diverte. Meriti rispetto, gattina. Sto aspettando una risposta, giura. Giuro. Ho una sola parola. La risposta che volevo. Mi convince, mi sento seria e determinata. Bravo, il mio soldatino. Lo punzecchio. Una condizione. Farò ciò che mi ordinerai, ma alla fine tu farai una cosa per me senza esitare. Prendere o lasciare? Accetto. La mia risposta. In qual selva oscura mi sto addentrando? Molto bene, avanti con lo spettacolo. E rammento a me stessa ciò che mi ero ripromessa, se ne avessi avuta l'occasione. Restituirgli il favore. Un orgasmo per un orgasmo. Sarà dura perché non ho intenzione di toccare argomenti pesanti. Maniere dolci o forti? Decido di fare un paio di domande dirette per potermi orientare meglio. Vuoi che io sia una mistress? No, nessuna padrona. Risposta secca, come supponevo. Questa risposta esclude tantissime pratiche e altrettanti comportamenti. Ti piacciono gli uomini? No. Tono inequivocabile. Etero. Il campo si restringe ancora. Forse Constantine è più normale di quanto io pensi. C'è qualcosa a cui gli uomini etero e di gusti normali in genere non resistono. Il seno di una donna e l'approccio sarà gentile. La gattina mi incuriosisce. Mi pare che ci tenga a fare bella figura. Da ora non più semplice gattina, ma promossa al rango di gattina con la G maiuscola. Vuole compiacermi. E trovo il suo modo di parlare con la tipica cadenza italiana molto sexy. Troppo sexy. Per ora mi sono accontentato della sua voce. Non ho ancora fatto supposizione sul suo aspetto fisico e continuerò su questa strada. Al ricordo della scorsa telefonata, quando ho capito che l'avevo eccitata e che si stava toccando per me, il mio amico qui sotto era andato su di giri. Guardo il mio uccello, che anche in questo momento non si può dire sia a riposo. Sono in attesa di istruzioni. Ti voglio nudo. Voglio la tua pelle esposta alle mie carezze, ai miei baci. Mi sussurra. Sciolgo il nodo dell'asciugamano che porto in vita e lo lascio cadere a terra. Sono in camera mia e sono appena uscito dalla doccia. Hai un lubrificante? Mi chiede e mi spiazza. Penso per un secondo all'olio balistico nel secondo cassetto della scrivania, ma non credo intenda quello. No. Rispondo. Non importa, sarà solo più intenso. Mi sussurra. Porta il telefono con te e vai al centro della stanza. Fai questo per me? Sì. Come un automa mi alzo ed eseguo. Sono al centro. La informo. Sei solo? Risposta affermativa. Dimmi, come lo chiami il tuo? E mi lascia in sospeso la frase. Intende l'artiglieria pesante in mezzo alle mie gambe? Uccello. Rispondo, anche rapace a volte. Ora svuota la mente e ascolta il tuo corpo. Porta le mani sul tuo magnifico uccello e accarezzati con delicatezza. Non essere rude, sii gentile con te stesso.
Il mio cuore si inceppa come un'arma arrugginita. Nessuna donna mi ha mai detto qualcosa di così intenso. Essere gentile con me stesso. Non sono mai stato gentile con me stesso. Accarezzati. Mi ordina con tono lieve. Sono in piedi al centro della mia camera, tra il letto e la scrivania. Chiudo gli occhi e vengo rapito. La sua voce è un balsamo. Dimmi, a che donna pensi? Quale donna istiga i tuoi appetiti? Sarò quella che desideri. Mi induce a riflettere. Una donna è una donna. Non ho esigenze né fisse. Le donne mi piacciono indipendentemente dal colore dei capelli o da quello degli occhi. Seguo sempre solo il mio istinto predatore. Ma a lei non voglio dare un volto. Ne perderei l'essenza. Scelgo di ascoltarla. Di fare mia la sua splendida intonazione vocale. Appoggia il telefono per terra vicino a te e lascialo in viva voce. Desidero che le tue mani siano libere per me. Mi suggerisce e io eseguo. Ora mettiti a carponi. A carponi? Ricevuto. Faccio come mi dice e rimango concentrato. In viva voce anche meglio. Mi posiziono. Le mie palle ciondolano attratte dalla forza di gravità. Ma il mio uccello sfida quella stessa forza. Devo ammettere a me stesso che sono eccitato. Il mio respiro è più veloce. Reggi il tuo peso con una sola mano e porta l'altra alla tua bocca. Bagnala con la tua saliva. Leccala e portala sul tuo piacere. Fallo. Mi ordina. Mi sento esposto a lei come un bersaglio fermo. Porto una mano alla bocca e la bagno leccandola allo stesso modo di quando mi impossesso del sesso di una femmina. Con voracità. Mi vuoi, Constantin? Sussulto. Lei ricorda il mio nome. Lo sapevo. In cuor mio lo speravo e lo desideravo. Mi sento voluto e sì, la voglio. Il mio uccello la vuole. La mia mente la vuole. Stringilo forte, forte. Tu lo sai come si fa. Alza il tono. Sono sotto di te. Il tuo uccello si muove in mezzo al mio seno. Lo tengo prigioniero. Lo voglio torturare di piacere. Solo per te. È così morbido. E tu ci puoi scivolare dentro, al pari di un guanto liscio e vellutato. Il tuo seno, com'è? Dettagli, prego. Chiedo perché ci sono dentro. È tanta morbida roba e i miei capezzoli sono in agonia, pronti per essere spremuti da te. Rincara la dose. L'idea che mi stia facendo un servizio fra le sue tette mi manda in un'altra dimensione. Scopami lì, ti prego. Mi supplica. Spingilo, sentilo, pompalo, pompa Constantin. Ancora il mio nome, travolto da un treno in corsa. Voglio con forza scopare fra i suoi seni. Continua. Mi esorta, punto della situazione. Mi sto facendo una sega in mezzo alla mia camera. Sono sotto sforzo. Il peso del mio corpo tutto su un braccio e le ginocchia dolgono. Ma cazzo quanto mi piace. Vieni per me, Constantin. Vieni su di me. Mi invita quasi in un sussurro e io esplodo.
Piego la testa all'indietro e inspiro quanta aria è possibile nei polmoni, tutta quella che mi è mancata nell'ultimo minuto di vita. Ripiego in avanti la testa, portando il mento a contatto con il mio petto, mentre continuo ad estrarre le ultime gocce di me che si uniscono alle altre finite sul pavimento. Mi siedo sulle ginocchia, continuando a tenermi stretto l'uccello, e sì, sono stato delicato con me stesso, come lei aveva chiesto. Constantin. Mi chiama. Il mio respiro si calma. Io sono venuto. Non lo ammetterò con nessun altro che non sia me stesso e castigherei senza pietà alcuna la mia stessa ombra. Se temessi potesse parlare e tradirmi, lo giuro. La porta del mio box si spalanca all'improvviso, ridestandomi dal mio limbo, e Tatiana entra con me, una folata di vento. Toglie le cuffie dalle mie orecchie e mette in muto in modo da non essere udita dal cliente in linea. Guarda dritta nei miei occhi e punta il suo indice dritto sul mio naso in segno di ammonimento. Ragazza mia, se ti devi lanciare in simili performance, almeno fallo con la telecamera accesa. Dai retta, zia Tatiana. Se non fossi Tatiana la Grande, ti temerei. Mi rimette le cuffie, toglie il muto ed esce facendomi l'occhiolino. Oh mio Dio, sono senza la maglia e mi sto stringendo il seno tra le mani, le mie tette. Questa è di sicuro magia oscura. Mi sono lasciata coinvolgere a tal punto, al punto di denudarmi per inseguire la fantasia erotica che stavo concependo io stessa per Constantin. Eh sì, sono eccitata. L'ho sentito, l'ho percepito. Lui era con me. Lui ha provato desiderio. E sono certa che sia giunto al piacere. Ci sono riuscita. Soddisfatta, Kat. Un mondo. La mia gattina. Cosa mi ha fatto? Ma avrà solo lavorato recitando un ruolo o c'è stato di più? Voglio insensatamente pensare all'ultima delle due ipotesi. Constantin. Chissà che cosa si aspetta che le dica. Non certo la verità. Dimmi, gattina. Stai bene? Mi chiede. Ma che razza di domanda è? Ma soprattutto, qual è la risposta? Non posso dirle che la quinta di Beethoven mi pare scialba rispetto al modo in cui lei ha fatto vibrare le mie corde. Non posso dirle che il piacere provato non ha avuto precedenti e che tutto questo è dovuto all'indefinibilità che la avvolge e al suo meraviglioso accento. Non posso dirle che mi ha fatto sentire vivo. Lei è come l'estate di Vivaldi. Cosa intendi? Specifica. Voglio darle filo da torcere. Vuoi sapere se mi hai divertito? Per qualche insano motivo decido di sfuoterla. Spettacolino che vale giusto il tempo e i soldi che ho speso. Ti meriti una promozione sul campo, ma nulla di più. Nessun encomio per meriti speciali. Questo è quanto voglio che lei creda. Non me la racconta giusta questo stronzo di un russo. Davvero, compagno K? Chiedo e la mia voce suona infastidita. L'uomo mente sapendo di mentire. La prova che mi sta propinando una bubola è lampante. Un cliente insoddisfatto avrebbe già riattaccato il telefono per troncare i costi, ma lui è ancora lì. Cosa ti diverte di più, Constantin? Più di una goduta? Cosa? Gli chiedo con tono provocatorio. La risposta non tarda ad arrivare ed è quanto di meno mi possa aspettare. Una risata. Mi risponde.
Se vuoi ancora i miei soldi per il tuo tempo, ora voglio che tu mi faccia ridere, gattina. Impegnati. Mi avevi promesso che avresti fatto una cosa per me se fossi stato ai tuoi comandi. La mia parte l'ho fatta, ora tocca a te. Ecco la mia richiesta. Fammi ridere, adesso. Mi ha dato un nuovo ordine e il tono non è gentile, ma di sfida. Prendere o lasciare. Prendere. Senza ombra di dubbio. Non cederò quanto è vero che mi chiamo Katia. E se proprio devo passare il tempo al telefono con qualche bavoso cliente a raccontare sconcezze, tanto vale tenersi in linea il compagno Konstantin, stronzissimo bolscevico. Devo farlo ridere. Questo è ciò che mi chiede e questo è ciò che otterrà. Ma in che modo? Faccio venire di piacere molti uomini. Ad ogni turno qui a Lot. Figurarsi se non riesco a farne ridere uno. Bene, impostiamo una nuova strategia di gioco. Cosa fa a divertire un russo? Mica facile far ridere qualcuno per giunta al telefono in questo paese. Ridere qui è una cosa seria. Mi butto. Gli racconterò una barzelletta. Ma la domanda ora è, che tipo di barzelletta? Sesso strong? Proprio no. In questo contesto apparirebbe scontata. Razziale? Off limits? Religiosa? Non voglio offendere il dio di nessuno. Sulle forze dell'ordine? Per una barzelletta su questo tema penso si rischia ancora la Siberia da queste parti. Ah, ci sono! Sesso light, ci può stare. Pronta. Allora, esordisco. Una donna va a trovare suo marito in carcere, condannato a 30 anni di detenzione, e gli dice: marito mio, lo sai che il giudice che ti ha condannato mi ha detto che se vado a letto con lui, ogni volta che mi scoperà, ti toglierà un anno? Il marito infuriato sbraita e urla come un pazzo e risponde alla moglie: cambio tono e faccio una voce grossa e roca più che posso. Io lo uccido quel giudice, lo uccido! E tu, moglie, che cosa gli hai risposto? Cambio di nuovo il tono e lo riporto al femminile. Vai a preparare le tue cose, caro, che ne parliamo mentre torniamo a casa. Mi stoppo, porto le mani davanti alla bocca, arriccio le labbra e trattengo il fiato sperando che lui non sia un detenuto che nella sua ora di libertà si sollazza telefonando alle hotline. Nulla. Ancora nulla. Poi una risata. Meglio, la risata. La più bella risata che abbia mai sentito in vita mia, e io ne sono la responsabile. Uno scoppio di pura ilarità. Una risata grossa, grassa e aperta di cuore. Da questo momento tutto cambia. Lo sento. Sei nei guai, Katia. Sono piegato in due dal ridere. Io, tiratore scelto di professione, addestrato in arti militari come camuffamento, ricognizione, infiltrazione e osservazione, ex operativo in missioni a rischio di non ritorno, non ero pronto a tutto questo. Non ero pronto a godere a quattro zampe in una stanza solo come un cane e non ero pronto a ridere come un pivello in erba al racconto di una barzelletta. Non ero pronto alla mia gattina italiana. Necessito di assoluta contestualizzazione. Devo battere in ritirata. Sei incredibile, gattina. Spasibo. Chiudo la conversazione. La musica di Palladio di Carl Jenkins si espande in tutte le mie fibre e in ogni mia cellula. Ha riattaccato ancora. Così. Guardo l'orologio. È l'una di notte passata da una manciata di minuti ed è la seconda volta in anni che faccio questo lavoro. Che non guardo l'orologio per un mero
conto economico. Entrambe le volte ero con Constantin. Ancora una volta mi domando cosa è successo e se è successo per davvero. Vedo sulla mia console la lucina pulsante che mi avvisa di una chiamata in coda, ma proprio non ci riesco a prendere il nuovo cliente. È così che ci si sente quando si è sedotti e abbandonati. Un dramma che nella vita ho sempre sottovalutato. Ignoro di proposito la chiamata e guardo Tatiana che sta leccando la telecamera per dare un meraviglioso effetto 3D al cliente. Invidio la sua leggerezza di essere. Voglio andare a casa.